Oggi Rotary Day si festeggia il 111° anniversario della nascita del Rotary, e proprio per questo è il motivo che oggi il Rotary Club di Mazara del Vallo vuole dare un servizio all'esterno che si rivolga ai giovani, perché il futuro è sicuramente dei giovani. Daremo una informazione, una consulenza da esperti che parleranno della guida sicura, sicurezza stradale, e quindi si affronteranno i temi dell'alcol, effetti dell'alcol sulla guida, delle droghe, e parlerà anche un responsabile delle polizie municipali che si occupa proprio di informare i giovani dei danni, dei pericoli che si hanno quando il guidatore non osserva regole di prudenza per le strade. Questo è uno degli step del grosso progetto Atena, che ci vede coinvolti a 360 gradi nel lavoro di prevenzione sia sulla salute che sulla prevenzione delle malattie. E l'altro step che completa e continua questo quadro di lavoro del Rotary verso un servizio sociale per chi ha bisogno, per il territorio, per gente meno ambiente che magari non ha possibilità di avere questi servizi, e per far trapelare, per far conoscere il servizio e il lavoro che questo grande club fa in tutto il mondo. Parlerà il dottore Gattuso, esperto nei problemi di droga, parlerà il dottore Falco, responsabile di un CERT a Ribera sulle droghe, e parlerà il dottore Melodia, proprio ispettore della Polizia Municipale, che per anni si è occupato proprio della sicurezza stradale e dell'informazione ai giovani. Speriamo che con questo service possiamo essere utili alla comunità e ai giovani soprattutto, che sono il nostro futuro. Oggi il Rotary è presente in questa scuola, così come in tante altre scuole in tutta la Sicilia, per parlare di alcolismo, ma in genere per parlare di dipendenze, un fenomeno ormai antico e che comunque vive ancora oggi momenti di grande pericolosità e grande espansione. Il nostro obiettivo è quello di innanzitutto di informare i ragazzi, al di là di tutte le storie e le bugie che si raccontano attorno a questi fenomeni, dare dati certi, dati scientifici, ma il nostro obiettivo e la nostra ambizione rotariana è un'altra, è quella di risvegliare la rabbia di questi ragazzi contro chi attenta, contro chi viola regolarmente giorno dopo giorno la loro vita, la loro sicurezza. Il Rotary è un club di servizio, che è un'istituzione etica, non possiamo che essere presenti nelle scuole come istituzione educativa per poter parlare di questi temi che spesso sfuggono all'attenzione e che spesso vengono trattati in maniera molto retorica. Oggi siamo qua al liceo parlatore per sensibilizzare i giovani sulla guida e sull'uso dell'alcol, e speriamo di aprire la porta emozionale di questi giovani che oggi non riescono più a capire quello che è giusto e non è giusto, e fargli capire che l'alcol può incidere sempre sulla loro sfera sia emozionale sia privata. E speriamo che questo convegno sia di buon auspicio per questi giovani. Noi oggi come Club Ferrari siamo, Gilles Villeneuve, siamo qui perché invitati dalla Presidente del Rotary in Venezia, e chiaramente naturalmente che voglio ringraziare personalmente è la signora Presidente del Rotary di Salemi, Doriana Licata, che è anche una nostra socia. Noi oggi siamo presenti in questo consesso per parlare un po' a questi ragazzi della sicurezza stradale e soprattutto del fatto che quando si sta in auto non si beve
o si fa a meno di guidare, perché sennò sono due cose che assieme non possono andare avanti. Siamo qui in questo istituto, in questo liceo scientifico, per parlare ai giovani del problema dell'alcol. Purtroppo l'alcol tra i giovani è un problema sempre più emergente, è la seconda causa di morte tra i giovani in Europa. E speriamo che con la prevenzione, che grazie al Rotary stiamo facendo un po' in tutta la provincia o in buona parte della provincia di Trapani, riusciamo effettivamente a far capire ai giovani come è importante l'uso rispetto all'abuso, perché purtroppo oggi le mode ci dicono o dicono ai ragazzi di bere sempre di più, e questo, come sappiamo, alla fine crea disastri nelle famiglie, lutti nelle famiglie. Noi speriamo che con questo lavoro che stiamo facendo di riuscire alla fine a salvare qualche vita umana, a salvare qualcuno di questi ragazzi e a permettere a questi ragazzi di potersi godere la vita così come in effetti meritano. Oggi è il Rotary Day ed è un giorno importantissimo per il Rotary, perché è un giorno in cui il Rotary comunica all'esterno le sue azioni e comunica anche il modo in cui queste azioni hanno contribuito negli anni a migliorare il mondo. Noi siamo qui, abbiamo come interlocutori principali i ragazzi del liceo scientifico Ballatore di Mazara, e continua il nostro percorso di prevenzione sanitaria itinerante per tutta l'area Drepanum e nei club rappresentati dalle presidenti con le quali abbiamo instaurato una bellissima simbiosi. Ringraziamo tutti i nostri relatori, il dottore Paolo Falco, il dottore Renato Gattuso, l'ispettore capo Rocco Melodia della Polizia Municipale di Partanna e il presidente del Ferrari Club Gilles Villeneuve di Palermo, che ringraziamo per essere stato qui tra di noi.